In un momento storico di grande crisi economica, in cui la soluzione più semplice potrebbe sembrare incrociare le braccia in attesa di tempi migliori, tenendosi ben lontani da investimenti e dal mettere in piedi nuove attività, qualche voce fuori dal coro ancora c'è. È appena nata infatti a Lucera una nuova scuola di canto, che vanta nomi prestigiosi del calibro di Luca Pitteri fra i maestri e collaborazioni importanti. Ce ne parla il maestro Ivan Lazzara. Siamo onorati di essere anche qui. Oltretutto abbiamo altre sedi a Roma, in Sicilia, e ci mancava questa zona e abbiamo avuto l'onore di essere stati chiamati ad aprire questa accademia qui. Un'accademia che è sorretta dall'ASPI, dall'ASPI regionale Sicilia e dall'ASPI zonale della Puglia, diretta da Don Erminio, il quale ringrazio. La sede si trova presso il circolo ASPI Santa Maria della Spiga. L'ASPI è un'associazione che ha sposato da sempre il progetto della nostra accademia, di quale faccio parte io, fa parte il maestro Fabio Lazzara e il maestro Luca Pitteri, che è un collaboratore fisso di una collaborazione artistica da anni ormai, perché grazie all'ASPI abbiamo avuto delle sovvenzioni, grazie a questi contributi iscriversi a questa scuola di canto non è una spesa assolutamente così esagerata, ma una spesa molto, molto, molto tranquilla, molto tranquilla. Oltretutto noi collaboriamo col CEIMARS. Il CEIMARS è un'associazione, un centro interdisciplinare di medicina dell'arte. La medicina dell'arte è una branca della medicina che sposa tutto quello che comprende il ballo, la recitazione, il canto, e l'arte in generale. È un'equipe formata da docenti di canto, da logopedisti, da otorinolaringoiatra. In questo caso io ringrazio il fondatore, che è il dottor Alfonso Gianluca Cucciardo, il quale saluto e che sarà sempre presente nella nostra sede, anche se non c'è fisicamente, ma è sempre con noi e durante l'anno verrà. Poi durante l'anno faremo anche un master con il dottor Franco Fussi, foniatra dei più celebri cantanti come Laura Pausini, Andrea Bocelli, Marco Mengoni e quant'altro. Potrei fare Ornella Vanoni, potremmo fare ancora altri nomi. Colgo anche l'occasione di ricordare che quest'anno verrà fatto un concorso nazionale, faremo anche le selezioni qui in Puglia, decideremo la sede, magari qui a Lucera, non so, ma vedremo di fissare una data in Puglia, di selezioni nazionali per un concorso nazionale che si terrà in Sicilia, che si chiama Una voce per sognare, con i tre giurati d'eccezione: Luca Pitteri, che ormai ha sposato la causa a pieno, poi Beppe Vessicchio e Marcello Balestra, direttore della Warner Music. Già ci sono un po' di allievi considerando i pochi giorni. Già in 2 giorni sono una ventina. L'Accademia vanta 800-750 allievi in tutta Italia. Questo è il videomessaggio che il maestro Luca Pitteri ha dedicato a Lucera. Ciao, sono Luca Pitteri, un saluto affettuoso a tutti i ragazzi del Solo Music di Lucera. Abbiamo un appuntamento il 20-21 marzo prossimi, ci conosciamo, speriamo di poter avere l'opportunità di fare qualche altro incontro magari a luglio, sempre in collaborazione con l'ANSPI, che è l'associazione con cui collaboro da un po' di anni in Sicilia e con la quale spero di poter fare in futuro cose sempre più interessanti. Non mi resta che salutarvi con affetto, in bocca al lupo per tutto quello che state facendo e ci vediamo il 20-21 marzo. Ciao Luca.